È stato inaugurato questa mattina il nuovo pre-triage del pronto soccorso nell'ospedale di Avezzano, una zona filtro anti-Covid con percorsi separati e realizzata con materiale innovativo contro il rischio contagio. La nuova struttura, collocata all'ingresso principale dell'ospedale, occupa una superficie di circa 200 metri quadri ed è organizzata in modo tale da assicurare un accesso controllato tramite percorsi separati. Un'ulteriore struttura molto importante per separare e soprattutto controllare gli accessi nel presidio. Il pre-triage consentirà appunto di controllare gli accessi, quindi fare dei percorsi distinti, pulito sporco, a seconda della tipologia di paziente che accede. Quindi maggiore sicurezza sia per gli operatori e anche per i pazienti. E questo fa parte di quegli interventi previsti appunto nella rete Covid che vanno appunto ad incidere su alcune strutture fondamentali che sono i pronti soccorsi, sono le terapie intensive e i posti di subintensiva. Qui ad Avezzano abbiamo già inaugurato questi posti appunto di subintensiva, oggi si aggiunge questo pre-triage e a breve inaugureremo anche gli ulteriori posti letti terapia intensiva. La struttura, che comprende oltre due stanze per l'attesa del tampone, un'altra in cui si effettuano il test, lo spazio accettazione e i servizi igienici, è dotata di un impianto termomeccanico che serve ad evitare la contaminazione attraverso la diluizione del virus. In particolare, un sistema di flusso di correnti differenti esistente all'interno dei vari ambienti impedisce che il virus possa penetrare all'interno. È una giornata importante, è stata aperta la terapia semintensiva Covid, che è stata immediatamente il giorno stesso in cui è stata aperta, è stata riempita. E oggi inauguriamo il pre-triage del pronto soccorso con percorsi idonei per separare i pazienti Covid e non Covid. È un risultato importante, siamo veramente contenti. Questo ospedale è un ospedale superato ormai, sappiamo tutti che aspettiamo con ansia che vada avanti la procedura per la costruzione del nuovo ospedale. In particolare nel pronto soccorso non c'erano percorsi separati per pazienti sospetti infetti e non, quindi era necessario. Qui in Marsica una questione Covid come sta andando? C'è stato un po' un liberi tutti da ieri. Ma io mi sento di raccomandare di non abbassare la guardia, i reparti sono ancora pieni, il Covid c'è e quindi tutte le misure di contenimento devono essere ancora applicate.